Hello Freaks, oggi voglio portarvi nel cuore di una storia che mi ha profondamente toccato. Sto parlando della vita di Lewis Buddy Musso, un uomo che, nonostante avesse già affrontato tante sfide nella sua vita a causa di una disabilità mentale, ha incontrato nel 1998 un destino che nessuno di noi potrebbe mai immaginare, nemmeno nei nostri peggiori incubi. Quindi, se siete pronti per scoprire che cosa è successo a Lewis, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo. Ah, dimenticavo, iscrivetevi al canale. Immergiamoci nelle profondità di Houston, Texas. È il mattino del 26 agosto 1998 e sono circa le 8:30 del mattino. Una donna corre da sola, immersa nei propri pensieri, quando un dettaglio agghiacciante intrappola il suo sguardo, rivelando una scoperta che apre le porte ad un caso ancora ad oggi sconvolgente. Mentre il sole inizia a scaldare la terra, la jogger si trova faccia a faccia ad una scena da brividi, vicino ad un pozzo nell'isolato 2100 di North Main, a Galena Park, dove si stava concedendo al suo solito jogging mattutino. I suoi occhi, spalancati dal terrore, si incollano al corpo senza vita e martoriato di un uomo. È chiaro che l'uomo è caduto vittima di un assalto tanto feroce quanto prolungato. E la donna non perde tempo. Prende il suo cellulare e chiama immediatamente la polizia, ancora sotto shock. Ebbene sì, sono andata a verificare, nel 1998 in effetti esistevano già i cellulari. Non scrivetemi nei commenti, non è possibile Mary, nel 98 non esistevano i cellulari. Ebbene sì, esistevano, sono andata a verificare. Quando avevo 6 anni, nel 98, mio padre mi ha regalato in effetti il mio primo cellulare, un Sony Ericsson, un bordello che si apriva così, però ce l'avevo. Gli agenti, una volta arrivati sul luogo, intuiscono subito che quel luogo non è la vera scena del crimine, ma soltanto la sinistra mostra di un corpo che qualcuno ha voluto esporre. L'orrore della scoperta quindi si intensifica. La vittima presenta segni di ferite profonde, eppure però i suoi vestiti risultano essere stranamente puliti. Non si trova alcun documento su questo individuo, svelando che il corpo è stato non solo ucciso altrove, ma anche pulito e rivestito. Il colpevole, quindi, ha fatto attenzione a cancellare ogni traccia di sé. L'autopsia inoltre rivela una violenza inaudita. 17 tagli sulla testa, 28 sul corpo, costole rotte, vertebre slegate, il cranio fratturato e segni di brutali maltrattamenti, dalle punte dei piedi fino alla testa, inclusi genitali, occhi e orecchie. Il suo corpo è stato sciacquato con della candeggina e strofinato con una spugna metallica. Il quadro che emerge è quello di una tortura prolungata e agonizzante. Nel tentativo di dare un nome a questo corpo martoriato, gli investigatori esplorano i file sulle persone scomparse che avevano registrato nei loro computer. E una corrispondenza emerge rapidamente. Una donna, Suzanne Basso, aveva segnalato una scomparsa all'interno della sua famiglia. I detective così decidono di farle visita a casa sua in cerca di risposte. Ma ad aprire la porta di casa non è Susan, ma il figlio 23enne di Susan, James O'Malley, il quale informa che sua madre in quel momento non si trovava a casa. Poco dopo, però, Susan appare e invita i detective ad entrare in casa. Il dialogo con Susan e le osservazioni fatte all'interno dell'abitazione sono il prossimo passo di questo intricato mistero. In questo momento ci troviamo nella stanza con gli agenti e Susan, l'uno di fronte all'altro. E lì gli inquirenti si trovano una scena agghiacciante.
Trovano lenzuola e vestiti macchiati di sangue su un letto approssimativo che era posizionato direttamente sul pavimento del soggiorno. Quando gli investigatori chiedono spiegazioni, Susanna risponde che quel letto apparteneva all'uomo che aveva denunciato come disperso. Ma quando le chiedono del sangue, la donna evade la domanda, non dà risposta. In quella casa c'è qualcosa e un presentimento oscuro si insinua negli investigatori. Accompagnati quindi da Suzanne e da suo figlio James all'obitorio, gli occhi dei due cadono sul corpo martoriato della vittima, riconoscendolo come Louis Musso, la persona scomparsa da loro segnalata. E qui uno dei detective non manca di notare una cosa molto strana. Mentre Susan sembra essere al colmo dell'isteria, il figlio James non batte ciglio. Il ragazzo è stranamente calmo. Davanti a loro c'è un corpo, un amico, una persona ridotta in quelle terribili condizioni. E lui non batte ciglio. E lì i detective avvertono un brivido. C'è qualcosa che non va in quelle reazioni. Madre e figlio quindi vengono portati alla stazione di polizia per una specie di interrogatorio preliminare. Ma appena l'investigatore si trova a tu per tu con James, l'atmosfera cambia drasticamente. Il ragazzo inizia ad avere uno sguardo tormentato. La gente quindi lo pressa, sentendo che James ha bisogno di liberarsi di un segreto pesante che portava sulle spalle. E non si sbagliava. Le parole quindi iniziano a sgorgare dal ragazzo come un fiume in piena. E dice che lui, sua madre e altri 4 amici sono gli artefici della morte atroce di Louis Musso. James svela che sua madre, Suzanne, è il cervello dietro quell'omicidio. Ha orchestrato 5 giorni di tormenti inenarrabili su Louis. Terrorizzato dalla madre, quindi, James ammette di aver seguito ogni suo ordine, perfino quando ha costretto Louis ad entrare in una vasca piena di detergenti corrosivi. L'immagine di Suzanne versando l'alcol sulla testa di Louis, mentre James strofinava con una spugna metallica, è indelebile nella sua mente. E il dubbio quindi si fa strada. Louis, quindi, era ancora vivo durante questi trattamenti brutali? E le rivelazioni di James non si fermano qui. Infatti indica agli investigatori dove potevano trovare le prove del loro atto efferato, ovvero i vestiti insanguinati, i guanti, gli asciugamani e i rasoi. Ma il vero interrogativo rimane: perché tutto questo livello di crudeltà? E soprattutto, chi è la vittima? Chi è questo Louis? E qui una verità ancora più tragica emerge. Louis era una persona affetta da una disabilità mentale. E inoltre, chi sono Susanne e Louis? Questa storia ha ancora molti, molti strati da svelare. Iniziamo quindi parlando di Susanne. Immaginatevi una donna il cui passato è un labirinto oscuro di segreti e menzogne. È davvero complicato districare la verità dai ricordi distorti della sua infanzia. Susanne, che molti conoscevano come Sue, ha dimostrato di saper tessere una tela di bugie. Ma che cosa sappiamo con certezza su di lei? Susan Margaret Burns nasce il 15 maggio 1954 a Schenectady, penso si dica così, nello stato di New York. Proviene da una famiglia numerosa ed è una degli 8 figli di Florence e John Richard Burns. E ora preparatevi, perché il cuore della sua storia batte all'interno della famiglia stessa. Il contesto familiare di Sue è tutt'altro che tranquillo e ho alcuni dettagli inquietanti da condividere che confermeranno questa cosa. Sua madre, Florence, era la sorella maggiore di niente meno che Robert Garrow, un famigerato killer e stupratore. Sue è la più giovane della famiglia e subisce abusi fisici e sessuali già da bambina. Persino sua madre non le risparmia violenza. Infatti, una fonte racconta di un episodio in cui sua madre la sorprese mentre fumava. E invece che toglierle la sigaretta, di sgridarla o di lasciarla fumare, come magari farebbe qualche genitore normale, in realtà la madre decide di fargliela mangiare, letteralmente.
Siu quindi è cresciuta tra violenze e urla, ma nonostante tutto riesce comunque a trovare un po' di amore, ma almeno per un breve periodo. Da adulta si lega sentimentalmente ad un marine di nome James Peake, e questo avviene nei primi anni 70 circa. E a seguito di questa loro unione nascono due bambini. Una figlia, nata nel 1973, e un figlio, nato l'anno successivo. Ma il destino in realtà ha in serbo per lei un altro tormento. James non solo si dimostra violento, ma viene anche arrestato nel 1982 per molestie nei confronti della figlia. E incredibilmente, Sue non l'abbandona. La loro unione quindi persiste. E arriviamo negli anni 80. La famiglia decide di trasferirsi a Houston, in Texas. Decidono di cambiare addirittura identità e cognome, trasformandosi negli O'Malley, assorbendo quindi una cultura irlandese americana. Il motivo? Non lo so, non ho trovato informazioni al riguardo, ma è così. Nel 1993 il cuore di Sue batte per un nuovo amore, Carmine Basso, da New Jersey, proprietario della società Latin Security and Investigation Corp. Nonostante la profondità dei loro sentimenti, Sue non riesce a divorziare dal suo turbolento marito e Carmine si accontenta di un posto nella loro casa a Houston. Il legame tra loro è così forte che, non potendo sposarlo, Sue decide di assumere comunque il cognome Basso, dicendo a tutti che Carmine era il suo vero marito, anche se non aveva divorziato da James. Ma come una stella cadente, la loro felicità svanisce presto. Infatti, Carmine muore nel 1997. La vita di Sue a questo punto è un romanzo nero di eventi tragici e menzogne. Negli anni si trasforma in una persona fredda e molto calcolatrice. Ma dopo la morte del suo amore, di Carmine, il destino mette nel suo cammino la vera vittima di questa storia. E da quel momento tutto cambia. Quindi parliamo di lui adesso. La nostra vittima, Lewis Musso. Lewis Charles Musso, affettuosamente chiamato Buddy da tutti, nasce il 26 marzo 1939. La tragedia lo colpisce quando perde la moglie a causa del cancro nel 1980. Questo evento lo spezza, portandolo ad una regressione mentale, rendendolo vulnerabile e facilmente influenzabile. Nel 1997 risiede in una struttura assistenziale. Malgrado le sue limitazioni, lavora part-time come imballatore presso ShopRite. È conosciuto per la sua passione per la musica country e spesso si fa sentire cantando nelle sue stanze. Impegnato spiritualmente, lui si fa battezzare e segue corsi religiosi. Mantiene il contatto con suo figlio, che ha costruito una vita lontano da lui. Questa sarebbe potuta essere la tranquilla storia di Buddy, ma il destino sfortunatamente aveva in serbo per lui altri piani. In un bazar della chiesa, nei pressi della sua casa, Buddy, all'età di 58 anni, incrocia casualmente lo sguardo di Susan Basso e tra loro scatta qualcosa. Forse è il destino, o forse una semplice coincidenza, ma il fatto è che Buddy, un uomo dal cuore tenero e incline ai colpi di fulmine, si innamora perdutamente di Sue. La loro storia d'amore a distanza fiorisce per quasi un anno e la promessa di una vita insieme in Texas, spinta tra l'altro dalla stessa Sue, sembra un sogno oramai diventato realtà. Così tanto che Buddy decide addirittura di comprare un anello di fidanzamento con i pochi soldi che aveva risparmiato dal suo umile lavoro. Il figlio di Buddy, preoccupato di questo rapporto, gli dice: «Papà, fai attenzione, qualcosa in lei non mi torna. Ma la conosci davvero così bene?» Eppure, come può una casa di cura permettere ad un uomo con evidenti fragilità mentali di poter intraprendere un viaggio del genere e senza supervisione? Com'è possibile tutto questo? Tutte queste domande, ora più che mai, bruciano nella mente di chi conosce questa storia. Perché ciò che Buddy troverà in Texas sarà ben lontano dalla promessa di un amore eterno. Al suo arrivo nell'area di Houston, il 14 giugno 1998, anziché ricevere un caloroso benvenuto, Buddy viene immediatamente catapultato in un incubo. Aveva persino acquistato un cappello da cowboy per fare bella figura con la sua amata, ma la realtà è ben diversa.
Divenuto in brevissimo tempo prigioniero di Sue, di suo figlio e di alcuni amici, Buddy subisce orribili abusi. Ogni piccolo errore, ogni imperfezione o ritardo diventa un pretesto per maltrattarlo. La sua vita, già fragile, si trasforma in un inferno indescrivibile. E Sue? Beh, dietro il sorriso affascinante in realtà si cela un mostro assetato di potere e crudeltà. Con un elenco interminabile di mansioni da compiere, Buddy vive nella paura costante di non riuscire a soddisfare le sue richieste, pagando ogni suo errore con delle violenze indicibili. Tra il 21 e il 25 agosto 1998, Buddy vive un vero e proprio incubo. Immaginatevelo quest'uomo, costretto a inginocchiarsi su una stuoia, con le mani alla nuca, per ore e ore intere. Una volta addirittura, per la disperazione, urina su se stesso e il prezzo da pagare è molto alto. Viene brutalmente picchiato da Sue, la stessa donna che poco tempo prima gli sussurrava parole d'amore. E viene anche picchiato da suo figlio, James, che non gli risparmia calci e molte altre violenze. Ma ascoltate molto attentamente questo dettaglio che getta un'ombra ancora più cupa su questi giorni. Un vecchio amico di Buddy, un certo Al Baker, preoccupato per il silenzio prolungato del suo amico, tenta di mettersi in contatto con lui. Ma ogni volta Susan gli negava l'accesso al telefono. Sensibile all'urgente necessità di fare qualcosa, Al contatta numerose agenzie in Texas, chiedendo di verificare giustamente lo stato del suo amico. Ma il silenzio in risposta è assordante. Nessuno muove un dito per andare a verificare le condizioni di Buddy. E questo non è l'unico momento in cui Buddy avrebbe potuto essere effettivamente salvato. Infatti, pochi giorni prima del tragico epilogo, un vicino di casa nota il viso tumefatto e ferito del povero Buddy. Con un misto di preoccupazione e forse anche di paura, gli propone di chiamare aiuto, di aiutarlo in qualche modo. Ma Buddy, con una voce tremante, gli risponde: «Se chiami qualcuno, lei mi picchierà di nuovo». E la domanda che ci si pone è: perché? Perché quel vicino di casa non ha agito? Forse era coinvolto in qualche modo? Oppure semplicemente e tragicamente l'uomo è rimasto indifferente al destino di Buddy, forse anche cosciente di poter aggravare la situazione? Chi lo sa? Ma, miei cari freaks, ecco a voi un altro dettaglio sconvolgente. Il 22 agosto, un agente di polizia riceve una segnalazione di un assalto in corso. Sul luogo trovano Buddy, sottoposto ad un bizzarro esercizio fisico da James e da un altro individuo, un certo Terrence, futuro complice di questo terribile delitto. E nonostante i chiari segni di abuso sul viso dell'anziano, Buddy inventa una storia di aggressione da parte di alcuni sconosciuti. E quando la polizia viene accolta da Sue, che si presenta come custode legale di Buddy, dà per scontato che l'uomo sia al sicuro. Una tragica supposizione che costerà a Buddy la vita da lì a poco. Quando la verità ha iniziato a emergere, gli agenti di polizia si sono immersi ancora di più nelle viscere di quella casa, che potremmo chiamare la dimora dell'orrore o la dimora del diavolo. E quello che hanno trovato all'interno li ha lasciati senza parole. Tra le varie scoperte si distingue una nota tremante nascosta in una tasca dei pantaloni di Buddy. L'aveva scritta per il suo caro amico, Al Baker, con delle parole struggenti. Devi venire, qua giù, e liberarmi. Voglio tornare nel New Jersey. Ti supplico. Immaginatevi la disperazione di Buddy, confinato e maltrattato, che cerca disperatamente una via d'uscita, un barlume di speranza, addirittura scrivendo una richiesta d'aiuto al suo amico Al. Ma come diamine si è arrivati a tutto questo? Quali segreti nascosti potrebbero aver portato al suo tragico destino? Perché queste persone volevano fargli del male? Risalendo quindi indietro nel tempo, già sappiamo della crudeltà a cui Buddy era stato sottoposto nel corso del tempo, ma c'è un altro elemento: il denaro. Nel mezzo di quel caos,
Gli investigatori trovano una polizza assicurativa sulla vita del nostro Buddy. Non una cifra modesta, ma $15,000, che si sarebbero trasformati in ben 65,000 in caso di morte violenta. E non è finita qui. Tra i documenti spunta l'ultimo testamento di Buddy, in cui lascia tutto il suo patrimonio e le sue assicurazioni a Sue, la sua stessa carceriera. E con un dettaglio ancora più macabro. Nessun altro avrebbe dovuto ricevere neanche un centesimo, soltanto lei. Come testimoni di questo testamento troviamo James, il figlio di Sue, Terrence e Bernice. Tutti i complici di questo massacro. E qui sembra emergere il vero movente, il denaro, la brama di possesso. Ma c'è un intreccio ancora più intricato. Altri documenti, in realtà, svelano che Sue aveva tentato, senza successo, di mettere le mani sulle entrate mensili di Buddy. Ma qualcuno, fortunatamente, almeno in questo caso, era riuscito a mettere i bastoni tra le ruote. Forse era stata la nipote di Buddy, forse il suo stesso figlio, o chissà, forse anche l'amico Al Baker, che aveva gestito le finanze di Buddy per 2 decenni. Ma qualcuno, in qualche modo, aveva cercato di opporsi alle macchinazioni di questa donna senza cuore. E questo forse potrebbe aver addirittura acceso la miccia, spingendola verso un piano diabolico che credeva fosse perfetto. Ed emergono dettagli ancora più inquietanti dalle confessioni scritte di Sue. Con tono freddo, ammette di aver saputo che suo figlio, insieme ad altri amici, aveva sottoposto Buddy a violenze e abusi per un'intera giornata, prima della sua fine tragica. Aveva rivelato di aver guidato un'auto di proprietà del complice, Bernice, con all'interno, nascosto nel bagagliaio, il corpo senza vita di Buddy. E qui la scena si fa ancora più cupa. I 4 amici, come burattinai nelle mani del destino, scaricano il corpo lì, dove in seguito una jogger lo avrebbe trovato. Ma quindi arriviamo alla domanda: ma chi diamine sono questi personaggi oscuri coinvolti in questo macabro delitto? Sono Bernice e Craig Irons, che ammettono addirittura di aver alzato le mani su Buddy e che rivelano di essere stati soggiogati da Sue. È stata la paura o forse un accordo economico a legarli a lei? Terence Singleton, un altro complice, confessa anch'esso le sue violenze su Buddy, ma rivela qualcosa di ancora più sconvolgente. I colpi finali, quelli decisivi, sono stati inferti da Sue e da suo figlio James. Ma è la testimonianza di Hope Irons che risulta essere la più bizzarra di tutte. Prima di parlare, però, chiede di mangiare e, una volta sazia, racconta di aver colpito Buddy con un pezzo di legno, poiché lui aveva distrutto un suo ornamento di topolino. Non solo, afferma anche che Buddy aveva esclamato parole di maledizione contro di loro. Al suo appello di smettere di ferirlo, Hope si arresta. E anche lei, come altri complici, sembra convergere sul ruolo dominante di Sue e James nel crudele destino di Buddy. Questo caso ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Un crimine così atroce, commesso poi nei confronti di una persona mentalmente disabile, ha acceso gli animi di tutti. Ma Sue, che sembra aver orchestrato tutta questa sinistra trama, ha ancora delle belle sorprese in serbo. Infatti, 11 mesi dopo il suo arresto, arriva in aula su una sedia a rotelle, sostenendo di essere stata vittima di violenze in prigione. Con una voce infantile, quasi come un sussurro, sostiene di non poter più parlare come prima e di essere diventata addirittura cieca. Ma come lo avrete già capito, in realtà sono tutte menzogne. In un successivo colloquio con uno psichiatra, Sue ammette l'inganno. E la sua presenza in aula diventa un vero e proprio teatro. Si presenta in disordine, mormora e si lamenta. Emette lamenti ogni volta che ascolta qualcosa di sgradito. Insomma, una scenetta ridicola. Questa donna, evidentemente afflitta da qualche disturbo, sembra non avere alcuna empatia. Ma è la testimonianza finale di Hope che rievoca il momento in cui Buddy, con 2 occhi neri,
viene portato nell'appartamento di Sue, mettendo definitivamente un sigillo su questo terribile racconto. Dopo aver raggiunto l'appartamento, un'atmosfera carica di tensione riempie l'aria. Sue fa sedere Buddy su un tappeto colorato, rosso e blu, di quelli di gomma piuma che vediamo nelle camerette dei bambini. Ma quel che accade poi è tutto fuorché infantile. Nel corso del weekend, Sue e suo figlio James perdono ogni freno inibitorio. Con un'aggressività incontenibile, Sue lo schiaffeggiò, mentre James, calzando stivali pesanti con le punte in acciaio, lo prende a calci con violenza. E come se non bastasse, i dettagli si fanno ancora più inquietanti. Rivela che Sue ha utilizzato una mazza da baseball, una cintura e, incredibilmente, anche un aspirapolvere come strumenti di tortura contro Buddy. Tutte queste rivelazioni ovviamente provocano una palpabile indignazione nella giuria. Gli occhi puntati su Sue non trasmettono alcuna pietà. L'avvocato della donna, tuttavia, cerca una via di uscita, sostenendo che, sebbene fosse stata lei effettivamente a ordinare tutti questi atti di violenza, in realtà non aveva mai partecipato fisicamente, era soltanto la mente di questo attacco. Ma questa difesa sembra troppo esile in un caso così atroce. La giustizia è pronta a scendere in campo. Tutti e i sei membri del gruppo vengono accusati di omicidio capitale. Ma solo per Sue, la mente dietro questo brutale crimine, i pubblici ministeri chiedono la pena massima, ovvero la pena di morte. E la sentenza si abbatte su di loro come un macigno. James O'Malley e Terrence Singleton vengono condannati all'ergastolo. Bernice Irons riceve una condanna di 80 anni, mentre suo figlio Craig si ritrova dietro le sbarre per 60 lunghi anni. Hope, dopo essersi dichiarata colpevole e aver accettato di testimoniare contro Sue, riesce a patteggiare e riceve una condanna di 20 anni. In un luogo sinistro come il Dipartimento di Giustizia Penale del Texas, a Gatesville, Sue trascorre 14 lunghi anni nel braccio della morte. Il destino le riserva una vita solitaria e senza alcun privilegio. Dato che in Texas non è permesso fare richieste per un ultimo pasto, il giorno dell'esecuzione Sue si vede servire il cibo carcerario. Pollo al forno, pesce, uova sode, carote, fagiolini e pane. Il tempo sembra essersi fermato quando alle 18:26 di un gelido 5 febbraio 2014 a Huntsville, Sue viene dichiarata morta. All'ultimo momento, quando gli viene chiesto se desidera pronunciare delle ultime parole, lei risponde semplicemente «No, sir», ovvero «No, signore». La sua morte avviene 18 minuti dopo l'inizio della procedura, ma appena 11 minuti dopo l'inizio dell'iniezione letale di pentobarbital. Al momento del suo arresto, nel settembre del 1999, Sue pesava più di 160 kg, ma in carcere, a causa di una malattia degenerativa, aveva perso tanto peso e si era vista confinata, effettivamente, su una sedia a rotelle. Fino al suo ultimo respiro, il suo avvocato ha lottato per salvarla. Ha tentato di sostenere la sua irresponsabilità criminale, chiedendo all'alta corte di commutare la sua pena. Aveva argomentato la sua storia di disturbi mentali e deliri, ma senza mai riuscire a evitarle la condanna a morte. L'avvocato, con voce carica di emozione, dichiara: «Ha avuto un'infanzia terribile, ha delirato per molto tempo, è stata violata, cresciuta in povertà. La sua condanna avrebbe dovuto essere commutata anni fa». E mentre tutti gli altri complici rimangono in carcere, solo Hope ha ottenuto una condanna più mite. E così ci ritroviamo a riflettere su una tragica storia. Un innocente ha perso la vita in circostanze che forse potevano anche essere evitate. Questo caso ci ricorda l'importanza di proteggere le persone più vulnerabili e di rimanere vigili su chi incontriamo nel corso della nostra vita. Dopo aver esposto il caso di Lewis Buddy Musso, devo dire che personalmente provo un senso di orrore e sdegno, e oramai se mi conoscete sapete già quello che provo quando parlo di casi come questo.
Ogni dettaglio di questa storia mi ha colpito davvero profondamente, soprattutto pensando alla vulnerabilità del povero Buddy e all'incredibile brutalità dell'aggressione. Non posso fare a meno che provare una profonda simpatia e compassione per lui e soprattutto anche per la sua famiglia. Ma allo stesso tempo non posso negare la rabbia che sento verso Sue, il figlio e tutti gli altri colpevoli. Tuttavia però, e qui apro una parentesi su cui potremmo discutere nei commenti, la condanna a morte di Sue mi ha portato comunque a riflettere ulteriormente. Nonostante il suo ruolo nell'atroce crimine, la questione della pena di morte è sempre stata un argomento molto delicato per me. Mi chiedo se la giustizia sia stata davvero servita o se, considerando le apparenti condizioni mentali di Sue in questo caso, ma considerando anche la salute mentale di altre persone in altri casi, beh, la sua pena avrebbe dovuto forse essere diversa, non lo so. Mi faccio la domanda e vi faccio la domanda. Il delicatissimo argomento sulla salute mentale, spesso trascurato e stigmatizzato, è una questione davvero cruciale quando si parla di criminalità e giustizia. Nel caso di Sue, l'evidente presenza di disturbi mentali e una storia di vita segnata da traumi e dolore hanno fatto emergere dubbi sulla sua reale capacità di intendere e di volere. In una società che punta a una giustizia equa e umana, è fondamentale considerare alcuni di questi aspetti. Il nostro sistema giuridico e carcerario è progettato prevalentemente per punire piuttosto che riabilitare. Ma quando ci imbattiamo in persone come Sue, che hanno chiari segni di instabilità mentale, a questo punto dobbiamo chiederci, è giusto punirla senza considerare realmente il contesto in cui è stato commesso il crimine? E soprattutto, quale sarebbe il risultato se avessimo offerto a queste persone un'opportunità reale di riabilitazione? Prima che compissero un reato così grave, per esempio, qualora effettivamente il disturbo fosse stato diagnosticato in anticipo. La riabilitazione, però, attenzione, non significa assolvere o giustificare un crimine, ma piuttosto fornire alle persone degli strumenti e il sostegno necessari per affrontare i propri problemi mentali e soprattutto le proprie difficoltà personali. Tutto questo forse potrebbe prevenire dei crimini prima ancora che avvengano. Inoltre, se uno degli obiettivi del sistema penale è prevenire la recidiva, allora la riabilitazione è chiaramente una soluzione più sostenibile e a lungo termine rispetto alla mera punizione, come un carcere a vita, o addirittura la pena di morte. Tutta questa questione sulla salute mentale e sulla giustizia non è solo una questione legale, ma anche una questione sociale e culturale. Se iniziamo a vedere la criminalità non solo come un atto di pura malvagità, ma anche come il risultato di una serie di circostanze, tra cui problemi di salute mentali, passati difficili, eccetera, beh, forse allora a questo punto potremmo davvero iniziare a costruire un sistema giuridico e carcerario più giusto e compassionevole. Ovviamente, con tutto questo non voglio giustificare Sue, non voglio giustificare tutte le altre persone che hanno commesso crimini più o meno atroci, che sono stati condannati a morte oppure che sono stati condannati alla prigione a vita. No, assolutamente. Non voglio far passare un messaggio sbagliato, voglio soltanto invitarvi alla riflessione. Molte volte mi capita in effetti di vedere nei commenti... c'è stato un video in particolare in cui si è discusso molto, forse per la prima volta in assoluto, vi ho visti tutti d'accordo. È il caso Bechmeyer, il caso di cui vi ho parlato qualche settimana fa, in cui una madre, a cui era stata uccisa una figlia, ha deciso di farsi giustizia da sola, uccidendo più che altro l'assassino della figlia, con 7 colpi di pistola. Beh, tra short e video, che sia su TikTok, Instagram o anche su YouTube, tutti i commenti riportavano la stessa cosa. Ha fatto bene, io avrei fatto di peggio. È un'eroina. Voglio portarvi veramente a riflettere, non voglio giustificare, non voglio che giustifichiate nessuno, e con questo voglio veramente invitarvi a riflettere non soltanto sul caso di Sue, e il caso di Buddy, ma in generale di tutti i casi di cui abbiamo discusso fino adesso, di tutti i casi che conoscete, vi voglio invitare a riflettere a questo aspetto. E ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ed è così che si conclude la torbida e triste storia di Lewis Buddy Musso. E così arriviamo alla fine della triste storia di Lewis Buddy Musso.
che ci ha portato attraverso una montagna russa di emozioni, svelando gli angoli più oscuri dell'animo umano. Ma adesso tocca a voi. Che cosa ne avete pensato di questa storia? Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un pollice in su per farmelo sapere e iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Io vi ringrazio e vi dico alla prossima. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!